200 giornalisti di 32 nazioni in gara sulle montagne olimpiche di Torino 2006, nell'ambito della 63esima edizione del meeting dello SKIJ, lo Ski Club International des Journalistes. L'evento è organizzato dal GIS, lo Ski Club Giornalisti Italiani Sciatori, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del Comitato Fisi Alpi Occidentali. Nel 1955, in piena Guerra Fredda, il primo meeting si tenne a Méribel-les-Alleux, in Francia. Da allora, quello che è diventato un vero e proprio campionato mondiale dei giornalisti ha avuto come teatro le piste di mezzo mondo, segnando momenti importanti di confronto fra colleghi di tanti paesi culturalmente e politicamente diversi. I partecipanti al meeting sono stati accolti ufficialmente a Torino, a Palazzo Madama, dal sindaco metropolitano Piero Fassino. Un evento importante perché questa iniziativa nacque all'indomani della Seconda Guerra Mondiale come luogo di dialogo e di incontro tra giornalisti di tutto il mondo in una fase in cui il mondo era fortemente diviso in due. Da allora questo evento è cresciuto via via, è cresciuto nella sua dimensione sportiva, ma è anche cresciuto come luogo di incontro dei giornalisti di tutto il mondo, e proprio per questo noi siamo lieti di ospitarlo nella nostra città e sulle nostre montagne. Sulla pista olimpica Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere si sono svolte la sfilata ufficiale delle squadre e la cerimonia di benvenuto da parte dei sindaci di Pragelato Monica Berton e di Sestriere Walter Marin e della ex azzurra Barbara Merlin. Sulle nevi della Via Lattea i rappresentanti dell'informazione si sfideranno in una gara di slalom gigante sulla pista olimpica Giovanni Alberto Agnelli e in una di sci nordico nell'impianto di Pragelato Plan. Queste sono le Sestriere, la Via Lattea, Sauce, sono le piste di casa. E negli anni ho fatto tante gare, mondiali di Sestriere, gareggiando ancora e con degli ottimi risultati, quindi comunque il cuore rimane qua. E poi sono passata al commento, per Torino 2006 ho commentato le imprese delle Olimpiadi, quindi il cuore è sempre qui, ci vivo e trovo che sia veramente sempre bello vedere queste manifestazioni sul territorio.